Termina 1-1 il derby tra Real Giulianova e Vastese, giocato al Campo Castrum per via dei lavori di manutenzione al manto erboso del Fadini. Un pareggio giusto, quello maturato al termine dei 94 minuti, che fa registrare una Vastese non in palla come nelle ultime uscite e un Giulianova che, seppur in difficoltà nella prima frazione, dimostra di essere capace di reagire nella ripresa. Nel Giulianova, oltre ai vari Ranellucci, Battilana, Amadio e Padovani Selin, che non rientrano più nel progetto societario, Vitetto deve rinunciare agli infortunati Tipaldi e Tedone. Tra i pali spazia Mora, a centrocampo rientra Danna, mentre la coppia d'attacco è composta da Cesario e Paudice, con Barlafante che parte dalla panchina. L'ex D'Addario lascia in panchina per turnover Martinez e Francese, inserendo dal primo minuto Meola a centrocampo e Martiniello in avanti in coppia con Mamona. Un solo giro di lancette e gli ospiti si fanno subito pericolosi, con Martiniello che approfitta dell'errore di Caso in disimpegno e Pennella, un lob a scavalcare Mora che si stampa sulla traversa. Brividi per il Giulianova, che riesce a contenere le fonti di gioco vastesi ma non ad imbastire una manovra pericolosa. Bisogna attendere la mezz'ora per una reazione, quando Cesario tenta la girata sotto misura con la sfera che viene ribattuta in calcio d'angolo. Ancora Giulianova al 37esimo con Paudice che in contropiede impegna Di Rienzo. La gara è godibile e agonisticamente combattuta da entrambe le squadre. Un minuto più tardi si accende Mamona, che riparte in velocità a spazio il numero 10 vastese, che salta un avversario e va alla conclusione, ma Galli è provvidenziale e salva il Giulianova. L'appuntamento col gol però è solo rimandato di qualche minuto. Al 44esimo infatti Mamona è velocissimo a raccogliere la respinta sul tiro di Martiniello e a piazzare la girata vincente per l'1-0 ospite. La ripresa fa subito sussultare i tifosi, che intanto si sono assiepati numerosi sul ponte adiacente lo stadio. Passano appena 19 secondi e ancora Mamona sfiora il raddoppio, con Mora che distinto si salva con la punta delle dita, tenendo a galla il Giulianova. La risposta dei locali al 9° minuto, quando D'Antonio dalla sinistra imbecca Paudice, ma la conclusione è da dimenticare, con la sfera che si impenna e l'occasione per il pari sprecata. Col passare dei minuti però la tenuta della Vastese, complici anche gli impegni ravvicinati, cala e il Giulianova si fa più pericoloso. Al quarto d'ora Danna pennella il traversone in aria per il neoentrato Antonelli, che viene fermato da Di Rienzo fallosamente, secondo il direttore di gara Guerra, che ben appostato indica il dischetto senza esitare. Dagli 11 metri Paudice spiazza Di Rienzo e riequilibra le sorti del match. Ora i locali, galvanizzati dal pareggio, insistono e al 22esimo Cesario troverebbe anche il gol del sorpasso, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Girandola di cambi poi per i due tecnici, con D'Addario che richiama Martiniello per Francese e Vitetto che sostituisce Danna e Cesario con Cipriani e Barlafante, ed è proprio il classe 2000 a mettersi maggiormente in luce nel finale di gara. Al 42esimo se ne va in contropiede e trova il filtrante che spacca la difesa vastese, ma Paudice si fa anticipare da Di Rienzo in uscita. Passano 5 minuti e ancora Barlafante se ne va in velocità, resiste alla pressione vastese ma non s'avvede dei compagni centroarea che avevano seguito l'azione e sceglie la conclusione personale col diagonale che sfila sul fondo. È di fatto l'ultimo sussulto del match, un pareggio che non serve a nessuno in chiave classifica, ma che allunga a 9 la striscia di risultati utili per la Vastese e dà morale ad un Giulianova più conscio delle proprie possibilità di salvezza. Il primo tempo è stato, e si vedeva anche da dietro, sembrava che le gambe tremassero a tutti, c'era molta approssimazione nel giocare la palla. Poi nel secondo tempo sinceramente abbiamo cercato di recuperare e ci siamo riusciti. Poi addirittura negli ultimi 20 minuti, anche con gli innesti nuovi, freschi e bravi, potevamo anche addirittura chiudere in vantaggio. Barlafante non era al top della condizione, il suo ingresso in corso d'opera, diciamo così. Sì, è entrato nel momento opportuno, a tal punto che poi in quei 20 minuti, come dicevo prima, ha creato, anche perché ha approfittato degli spazi che lasciavano gli avversari, e lui in quello è bravo. Poi lui deve continuare, così come anche tutti gli altri. Oggi è stata una partita pareggiata, però almeno l'abbiamo vissuta in maniera intensa dall'inizio alla fine. Che cosa si porta a casa di buono Vitetto dopo questa prestazione? No, la prestazione in generale, la prestazione, perché non abbiamo lasciato nulla di intentato. Oggi volevamo cercare di vincerla.
Diciamo che la prima parte potevamo far meglio, poi nella seconda parte loro hanno fatto bene, ci hanno messo anche in difficoltà, potevano andare forse anche dopo l'1-1 anche in vantaggio, e quindi bisogna essere obiettivi. Oggi abbiamo fatto un passo indietro, ma un passo indietro rispetto a tutte le altre prestazioni, proprio sotto il profilo della fisicità, ma non perché siamo calati fisicamente, perché abbiamo risentito di queste due partite con la neve e quest'altra, quindi questo ha inciso nella seconda parte. Non eravamo brillanti come al solito, altrimenti avevamo avuto delle opportunità per ripartire molto meglio, e lì abbiamo sbagliato, quindi qualcosa di stanchezza c'è. Ma il campo già era diverso, e che certamente vuol dire che siamo caduti in basso tutti quanti, e quindi sia voi operatori e quindi giornalisti, noi allenatori e la squadra. Dispiace, perché i miei ricordi non sono tanto legati al calcio giocato, sono legati alle persone di Giulianova. Con i figli che sono nati qui? Sono appena arrivati, sì, appena arrivati, hanno fatto l'asilo qui, e ricordiamo tutti quanti con grande orgoglio di essere stati qui a Giulianova, e nello stesso tempo di avere ancora degli amici, e dopo 22 anni ancora mi fa piacere rivedervi e rivedere quelle poche persone che mi sono venute a salutare.